Si sono inventati un nemico immaginario, lo hanno chiamato ideologia gender, che non esiste. Nessuno di noi vuole deviare i ragazzi, i bambini. Nessuno di noi spera, si augura che un bambino che comunque è eterosessuale o cisgender debba cambiare. Io ho una nipotina che ha 11 anni, femminuccia, orgogliosa di essere femminuccia. Non ho mai pensato di trasformarla in un maschietto. Quando si parla con i bambini, con i ragazzi, che credetemi sono molto più svegli, soprattutto l'ultima generazione rispetto anche alla mia generazione, si parla con questi ragazzi per cercare di far capire che non bisogna insultare e emarginare le persone diverse. Non vogliamo più omosessuali o più transessuali domani, vorremmo meno omofobi domani, soprattutto meno omofobi che hanno posti di potere e che esercitano la propria omofobia cercando di dipingerci come una minaccia, come un pericolo sociale. Noi vogliamo semplicemente che i bambini nascano senza quei pregiudizi che sono tipici degli adulti.